A Campi Bisenzio, anche a Massa, ma ora siamo a Campi Bisenzio, c'è una situazione effettivamente un po' insolita per il centrodestra, la divisione dei candidati, come, che lettura dà? Guardi, questa è sempre una cosa che a me non piace, perché il centrodestra ha valori molto solidi e un percorso di condivisione molto ampio. Fortunatamente, diciamo, sono delle rarità questi episodi, li leggiamo come primarie di primo turno e quindi al ballottaggio sono convinto che il centrodestra tornerà comunque insieme. Lo dico con molta serenità. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi al secondo turno, se non dovessimo andarci, in questo caso sono convinto che ci arriveremo noi, ma se non dovessimo andarci, io sono convinto che si debba sempre sostenere l'alternativa di centrodestra. Ma guardi, non è questione di sovvertire delle gerarchie, è questione di permettere al popolo di scegliere liberamente sapendo che c'è un'alternativa. Il popolo sceglie sempre e deve tornare ad avere il diritto di scegliere, soprattutto guardando a quelli che in questi anni non hanno votato, perdendo la speranza che qualcosa potesse cambiare. E allora daranno un giudizio anche sull'amministrazione, qui a Campi Bisenzio, anche nelle altre regioni, le altre città che sto visitando oggi in questo giro. Tanti ministri del governo sono attivi, non solo per fare promozione in senso classico, per raccontare quello che sta facendo il governo, perché noi siamo trasparenti, raccontiamo quello che facciamo, cerchiamo di non filtrarlo attraverso spesso visioni distorte che raccontano cose che non sono reali, che tentano di strumentalizzare, che tentano di creare una alone non positivo intorno al governo che non si basa sui fatti. E allora noi vogliamo ragionare invece con le persone, incontrarle, guardarle negli occhi e devo dire con grande rispetto per i nostri competitor che di gente soddisfatta dell'azione di questo governo ne troviamo tantissima e attualmente sarà perché ci sarà qualche ragione, ma non troviamo le contestazioni che invece spesso troviamo nei salotti televisivi con gente che pontifica sui tanti nostri fallimenti. Noi troviamo invece tanta gente che apprezza il lavoro e l'impegno.